Allora, si sente? Meglio forse così. Allora, io farò una brevissima introduzione, poi passerò la parola ai colleghi che entreranno un po' nel merito praticamente di quelle che sono insomma le technicality sul tema della larga banda e anche qualche numero. Intanto mi presento, oltre che membro dell'associazione, consiglio direttivo in giunta e attualmente vicepresidente qua, sono diciamo in associazione anche a Pisa, più o meno con gli stessi incarichi, e sono responsabile per team di Toscana Marche Umbria per il settore pubblico, quindi diciamo nella parte business e top client, che è la divisione che segue i clienti, diciamo le partite IVA eccetera, ho la responsabilità di tutto il settore pubblico, quindi dalla scuola, dalle piccole scuole fino praticamente alle regioni. La pubblica amministrazione centrale è seguita a livello nazionale da Roma. Ecco, io vi farò una brevissima diciamo introduzione sul tema, no? Parlando di rete e connettività, perché spesso quando si parla di digital divide la prima cosa che viene in mente è la TIM, la Telecom prima, la SIP ancora prima, non ha portato i fili, non ha portato la fibra, non ha acceso le stazioni radiobase che servono, eccetera. Però il tema della digital economy praticamente in generale e del digital divide è un tema che a livello europeo insomma ha vari aspetti ed è in qualche modo diciamo monitorato da qualche anno da questo indice, che è l'indice DESI praticamente, che è praticamente un indice che misura in qualche modo su 5 parametri diciamo i dati relativi praticamente alla digital economy quindi società digitale, economia digitale. Il primo parametro obiettivamente è la connettività, perché senza quella è la base, non si fa. C'è un tema di capitale umano inteso come formazione, come persone formate ad utilizzare, a pensare in qualche modo a processi digitali. Uno dei problemi che abbiamo oggi nella digitalizzazione dei processi, che spesso i processi vengono presi per come sono cartacei e trasformati in digitali, ed è la cosa peggiore perché è semplicemente un aumento praticamente della burocrazia in più. Vi dico esperienza personale, l'Agenzia delle Entrate qualche settimana fa mi ha chiesto la documentazione del mio 730 di 4-5 anni fa, gli ho detto gliela mando in digitale, il funzionario, perché ho telefonato, mi ha detto per carità non me la mandi perché mi tocca scaricarla, stamparla e ho difficoltà a trovare la carta nelle fotocopiatrici. Gli ho detto vabbè, ok, gliela porto in cartaceo, faccio le fotocopie, no? Quindi è inutile che l'Agenzia delle Entrate abbia sul sito la possibilità con la smart card di entrare praticamente, di caricare i documenti, i contratti, se poi quello dice non me li mandi per carità, chiaramente poi gliel'ho portati per evitare le vendette o altro, no? Quindi c'è un tema diciamo sicuramente di cultura. Terzo punto è l'uso di internet, integrazione della tecnologia digitale, quindi legato un po' ai processi, e poi i servizi pubblici. Allora, se prendiamo questi 5 indici, l'Italia non è una scoperta, diciamo è abbastanza in basso nella classifica, però come vedete praticamente purtroppo siamo in basso su vari parametri, non solo quello della connettività. Quindi il messaggio che intanto diamo, ma non è un'autodifesa di Telecom o del sistema paese su questo tema qua, è praticamente un discorso più generale. E se andiamo a vedere poi la scomposizione dell'indice, si vede che praticamente alla fine ce la giochiamo bene a livello europeo sui servizi pubblici, cioè nel senso sulla presenza ormai nel pubblico di presenza di siti e di procedure, insomma, eccetera. La Toscana sicuramente da questo punto di vista è una delle regioni diciamo più avanzate, o almeno lo era, nel senso che la carta sanitaria che tutti abbiamo in tasca, se abilitata col PIN, permette, e anche carta nazionale di servizi, e permette comunque di accedere al proprio fascicolo sanitario e così via. Negli anni ha inserito una serie di servizi che sono all'avanguardia. Le altre regioni, devo dire, negli ultimi 4-5 anni ci hanno abbastanza diciamo raggiunto, però ecco, sul pubblico siamo allineati, sul resto siamo di fatto in una posizione sicuramente di debolezza, anche sul tema del capitale umano, anche sul tema dell'utilizzo di internet. E il rosso è la media europea, vabbè, il celeste è l'Italia, il grigio è praticamente la media dei paesi diciamo così più poveri, quelli che sono entrati dopo, no? Che chiaramente hanno avuto, se pensiamo alla Lettonia, tutta la parte della Russia, l'abbiamo vista anche in vari servizi televisivi, hanno investito pesantemente praticamente sul tema, partendo da zero sono cresciuti molto rapidamente. E rete e connettività, a che punto siamo?
diciamo, in fondo, nel senso che se scomponiamo praticamente le varie componenti dal broadband fisso al mobile, diciamo quello su cui siamo sicuramente più avanti negli anni, siamo andati avanti, abbiamo investito molto di più in passato, ma ora ci stiamo riprendendo anche sugli altri temi, è il tema del broadband mobile, dopo ne parleranno i colleghi. Ecco, l'altra cosa a livello europeo mi preme praticamente far vedere questo. Allora, l'Italia, al di là insomma poi dell'indice, queste slide poi eventualmente ve le lascio, è messa bene sul tema della larga banda mobile, cioè nel senso che tutti ormai in tasca abbiamo un telefonino connesso in qualche modo ad internet ad alta velocità, grazie anche agli investimenti fatti, diciamo, da Telecom e anche da altri praticamente sul tema del 4G. Siamo, diciamo, meno presenti, ma stiamo rapidamente scalando, diciamo, la classifica negli ultimi anni sul tema della larga banda fissa, dove per larga banda fissa intendo quella di ultima generazione, quindi la fibra fino al marciapiede, poi vediamo le terminologie, e quindi diciamo il 100 megabit, che probabilmente a breve diventeranno quasi 200, attendere praticamente a casa con l'ultimo tratto di pezzo in rame. Sul resto, ecco, la cosa che, e quindi qui entra un po' l'utilizzo di internet, quello, diciamo, che all'Italia è mancato in questi anni è che dove gli operatori hanno investito, in pratica, fatto 100 il numero delle linee diciamo attivabili in centrale, mediamente fra noi e gli altri ne abbiamo venduti in meno di 60. Quindi spesso anche dove non c'è un problema di digital divide, nel senso che è disponibile la banda, è disponibile, diciamo, l'accesso, la vendibilità di questo accesso non c'è. Noi stessi oggi, ve lo dico a livello commerciale, ho visto le statistiche consumer, nelle città dove abbiamo portato, parlo anche della Toscana, che comunque c'ha un consumo già dai tempi dell'ISDN di banda, insomma, importante, quindi c'è una tendenza a, dove abbiamo portato le reti praticamente di nuovissima generazione con investimenti importanti, in pratica abbiamo notato che c'è difficoltà a passare magari da una DSL a 7 megabit a 20, ma addirittura allo stesso prezzo ti offro il 100 megabit a casa, la gente non lo prende, dice ma che me ne faccio, vado bene così. Tipicamente la killer application sono i giochi dei bambini, la PS4, l'Xbox eccetera, che hanno bisogno di forte interattività e bassi tempi di latenza, quindi quello entra. E ora un po' il tema, diciamo, della televisione, insomma, noi stiamo avendo un grosso successo col pacchetto nostro di Team Vision, ma insomma anche Sky On Demand e gli altri fanno. Però oggi alla fin fine i veri driver, diciamo, di connettività, quindi chi invoglia i clienti ad acquistare, ripeto, spesso allo stesso prezzo, perché oggi noi la DSL a 20 megabit e la fibra, insomma, a seconda dei pacchetti che uno sceglie, sono allo stesso prezzo, sono alla fine applicazioni, diciamo, consumer. Quindi spesso quello che manca è un utilizzo e una praticamente necessità che il cittadino dovrebbe avere nella larga banda. Quindi quello che manca alla fine è un po' quello, no? Perché se poi ci si fossilizza sulle partite, sulla televisione o sui giochi, tutti gli investimenti che noi stiamo facendo e altri stanno facendo, sinceramente sono investimenti che purtroppo vedono ritorni, diciamo, a troppi anni, no? E non sono ovviamente compatibili con gli attuali, diciamo, corsi di borsa e aspettative di analisti a livello nazionale e internazionale, che tanto poi purtroppo, diciamo, spesso si gira in questo modo. Ecco, a livello di strategia italiana per la banda ultralarga, l'avete detto sui giornali, partita da prima del governo Renzi, poi, diciamo, presa con forte, diciamo, verve dall'attuale Premier. In pratica c'è un target europeo al 2020 che è il 100% delle abitazioni coperte almeno 30 megabit, quindi sarebbe già la rete di nuova generazione, 50% almeno 100 megabit, che si sono poi tradotte nella strategia del bando ultralarga, che sono poi le gare, insomma, a cui stiamo partecipando anche noi, che sono state messe in primis anche da Regione Toscana attraverso, diciamo, il MISE. A che punto siamo? Questa è la situazione, diciamo, a settembre, fine 2015, scusate, con dati, diciamo, comprendono gli interventi a maggio 2016. Io molti di questi dati purtroppo non possiamo darveli aggiornatissimi perché abbiamo dei vincoli regolatori molto importanti, cioè essendo noi di fatto la nostra fabbrica che fa spesso le reti anche per i nostri concorrenti, attualmente la regolamentazione è ancora simmetrica,
per cui io che sono un direttore commerciale non posso avere le informazioni, le posso avere dopo che le hanno avute i miei concorrenti con un certo periodo, quindi prima vengono rese disponibili gli investimenti che facciamo di rete, dove andiamo a coprire, dove portiamo le fibre insomma per il consumo, e prima le devono avere i miei concorrenti e poi posso averle io come commerciale e i miei colleghi commerciali. Però questo è il dato ad oggi, e diciamo quella che sarà poi la nostra previsione al 2018 era inizialmente inferiore al 72%, abbiamo aumentato praticamente i nostri target al 75%. Questi sono investimenti che fa TIM, Telecom Italia, che poi vengono resi disponibili come infrastrutture anche ai concorrenti nostri che non li fanno, che affittano diciamo all'ingrosso in certe realtà praticamente da noi. Però ecco, il nostro target è quello di fatto dell'agenda europea, quindi 75% tra 2 anni e il 100% praticamente nel 2020. Insomma, questo è un impegno che l'azienda TIM si è presa, un impegno che abbiamo reso pubblico, che diciamo vede un piano di investimenti che in Italia credo sia abbastanza unico in questo momento, perché prevede proprio nei prossimi 3 anni 12 miliardi di investimenti. Sono soldi che tipicamente si riversano poi sul sistema paese, in Toscana non mi ricordo quant'è questo valore, ma mediamente erano 100-150 milioni l'anno, sono soldi che ritornano sul sistema, perché sono aziende, quando io stesso sulla parte pubblica faccio gare o le vinco, tipicamente risubappalto laddove è possibile, chiaramente su aziende toscane. E questa è la logica di un'azienda che è TIM, che prima era Telecom, come il Telecom esiste sempre perché è il nome reale, diciamo TIM è un brand più commerciale, però ha sempre fatto gli interessi, questo lo dico con entusiasmo, praticamente del territorio dove opera. Noi in Toscana siamo circa 2700, in gran parte diciamo allocati in provincia di Firenze, ma abbiamo stimato che diamo lavoro a altre 2000 persone, tra imprese di rete ed altro, quindi insomma un'azienda fortemente forte. Però ecco, questi diciamo sono gli investimenti che facciamo. Attualmente abbiamo circa praticamente il piano di copertura in fibra nei prossimi 2 anni prevede di raggiungere il 95% di copertura sul 4G e il 55% di copertura circa praticamente del sistema paese con i collegamenti in fibra. Stato tecnologico della regione Toscana, molto rapidamente, per tornare un po' al discorso che facevo prima. Questa è sulla parte residenziali, 66% delle famiglie hanno un accesso internet a casa, hanno un accesso internet dove c'è dentro anche il mobile, 50% banda larga, 26% praticamente sul tema del mobile. È interessante il fatto degli utilizzi frequenti, regolari o nessuno che lo utilizza mai, insomma, c'è comunque un utilizzo frequente è a meno della metà delle famiglie, no? Quindi questo si ritorna probabilmente chi ha figli che giocano o comunque qualcuno va a vedere gli orari del cinema o poco altro. Diciamo l'uso di internet è fondamentalmente su musica, video, insomma social network. Come vedete c'è un dato in crescita ma basso sull'e-commerce, rispetto sempre più alto in Toscana rispetto all'Italia. L'home banking sappiamo che è una delle applicazioni che ha preso, poi vabbè, tematiche più difficili, cloud computing, leggetelo come Dropbox o roba del genere, insomma gratuita, ecco, non servizi a valore aggiunto. Tema dell'e-government, vedete che comunque sulla Toscana quello che ha preso bene grazie al fatto della carta sanitaria, il fascicolo sanitario elettronico, sul resto siamo a livelli veramente infimi come applicazioni e come utilizzo diciamo di applicazioni, nel senso sono bassissimi insomma. Ecco, a livello delle imprese la situazione è sicuramente migliore, siamo come numero di PC diciamo allineati a livello Italia, banda larga idem, presenza sul web delle imprese inferiore, leggermente inferiore rispetto all'Italia, vendite online non ne parliamo, impiegati connessi, cioè nel senso dell'utilizzo anche qui basso, perché noi lo vediamo nella vendita dei terminali alle imprese, si risparmia sulle SIM, anzi quando c'è stata la crisi, la prima crisi 2-3 anni fa, io seguivo il mobile per tutta l'area centro, quindi le 7 regioni del centro, su 10.000 SIM cessate, andammo a fare un'analisi a livello di imprese, tipo 6-7.000 erano proprio cessate, nel senso spente, chiuse, le altre erano migrate magari verso altri operatori, no? Quindi
c'è stato purtroppo un calo. Insomma, sapete ormai che una SIM mobile, specie se prepagata, costa giusto, insomma, costa sicuramente meno di altri. Vabbè, questa diciamo la salto. Ecco, la cosa che mi interessa, ecco, in Toscana, poi credo la facciano vedere meglio i colleghi, la banda larga fino a 20 megabit ormai raggiunge il 97% della popolazione contro una media Italia del 93,4. Vabbè, questa diciamo è una cartina. Sapete, lo presenteremo martedì con l'assessore Bugli al termine del lavoro, abbiamo fatti diversi di bandi, diciamo questo è l'ultimo che è stato assegnato a noi, che era proprio l'evoluzione diciamo della banda larga nelle zone bianche, quindi zone cosiddette a fallimento di mercato, dove la regione ha messo 17 milioni circa, TIM ne ha messi altri 16, quindi è un investimento che abbiamo fatto per raggiungere diciamo una popolazione netta di copertura IP, quindi ad alto valore del 93%. In queste aree qui la metà delle città, forse poco di più, l'abbiamo fatto già in tecnologia di banda ultralarga, no? Se non ricordo, quindi circa, non mi ricordo quanti erano i comuni, mi sembra 120. Comuni della Toscana, ma erano comunque comuni impattati, cioè più della metà, il 60% ci abbiamo investito noi in più portando non il 20 megabit ma portando il 100 e poi il 200 megabit, quindi già orientandoci, no? Quindi è un forte investimento che l'azienda per cui lavoro sta facendo in Toscana, perché su queste cose ci crede. Questi sono dati che vi anticipiamo, a parte sono pubblici, ma saranno poi martedì diciamo presentati in conferenza stampa con la Regione Toscana. Sì. Eccoli qua, guarda, insomma, 50 da metà, esatto. Diciamo attualmente la banda ultralarga, quindi il discorso della fibra al marciapiede, eccetera, copre circa il 54%, 55% delle unità immobiliari in Toscana, 112 comuni su 279. Questo è un investimento che ha fatto Telecom, cioè nel senso lo facciamo indipendentemente dalle zone bianche. Abbiamo in Toscana 700.000 km di fibra ottica. I cabinet di cui si diceva che sono quegli armadietti per strada, pensate, in Toscana sono circa 9.000, all'incirca qualcosa di più, e siamo a 4.800 dove è stata portata la fibra sotto, no? Quindi voi sapete, capite che poi il passaggio successivo alla fibra verso casa sono gli ultimi medi 100 metri, 200 metri, insomma, no? Quindi noi siamo andati come scelta rispetto ad altri a uno step intermedio, no? Ti aumento la velocità venendo vicino a casa, poi quando ci sarà bisogno aumento e arrivo, insomma, e poi un piano che c'è già bisogno e lo stiamo facendo, insomma. Ok, vabbè, questa è la copertura comunale, insomma, che si diceva prima. Io direi che eviterei su 4G LTE, idem, insomma, siamo andati avanti bene, siamo un pochino sotto rispetto alla media Italia, ma stiamo recuperando, poi i colleghi lo diranno, e direi io mi fermo qua, non so... entrerei più nel merito se ci sono domande o altro a disposizione. Poi c'è anche Gianluca che lavora lavora nella parte diciamo commerciale con me, lui segue la parte privata sull'area centrale della Toscana, e insomma, questo è un po' diciamo il quadro diciamo a livello nazionale di quello che si è fatto e di quella che è la situazione. Ecco, la cosa fondamentale è che quando si parla di digital divide bisogna sempre pensare anche ad altri aspetti, insomma, in primis quello culturale. Vai. Matteo Bassi. Allora, vediamo se funzionasse questo alle volte. No, funzionò? Ah sì, no, funziona, sì. Ora vedo se mi trovo meglio col microfono a mano. Allora, buonasera a tutti. Io sono Matteo Bassi, mi occupo di sviluppo rete, quindi sviluppo delle reti di telecomunicazioni. Quindi in particolare oggi cercherò di darvi un overview di cosa sono dal punto di vista tecnico, ma senza entrare troppo nel tecnico, cosa significa implementare una rete a banda larga, una rete a banda ultralarga. Quindi questo è lo scopo. Allora, il titolo della presentazione è architettura FTTX, diciamo è un termine tecnico, però spesso si vede anche sui giornali, quindi diciamo l'ho inserito perché
per quanto sia tecnico, comincia a diventare di uso comune, perché la diffusione della fibra comincia a diventare un elemento estremamente importante, estremamente richiesto, e la fame di banda e di fibra è tale che ormai, insomma, cominciano a diventare tanti termini che erano squisitamente tecnici, cominciano a diventare, diciamo, di ordine di uso comune. Prima di tutto capiamoci sulle definizioni. Allora, la banda ultralarga è una connettività cliente finale di almeno 30 megabit. Quindi, per parlare di banda ultralarga, bisogna che in casa del cliente arrivi almeno 30 megabit. Al di sotto dei 30 megabit, cioè dai 2 megabit ai 30 megabit, si parla di banda larga. Quindi sono due termini, una divisione è una definizione della comunità europea, quindi una definizione, diciamo, riconosciuta dappertutto, però è importante perché la differenza è abbastanza netta. Allora, qui ho riportato gli obiettivi che dell'Europa 2020, dell'Agenda Digitale Europea, che aveva citato Stefano Cinquini, che prevede, entro il 2013 banda larga per tutti, era il primo step del piano europeo, e entro il 2020 100% delle linee devono essere a banda ultralarga, cioè avere almeno 30 megabit, e il 50% almeno 100 megabit. Queste sono le deadline, insomma, della comunità europea, in cui tutti i paesi si stanno cercando di allinearsi. Ovviamente si parla di obiettivi paese, quindi in cui ci sta sia sia le aziende di telecomunicazioni che investono ovviamente su questo aspetto, sia lo Stato che ovviamente con bandi pubblici investe nelle zone a fallimento di mercato. Allora, per offrire servizi a banda ultralarga, la rete di telecomunicazioni deve cambiare, non può rimanere la rete di telecomunicazioni classica che abbiamo in parte, che è la prevalenza che c'è ancora oggi. E ora vi faccio una breve overview di come è fatta tipicamente una rete di telecomunicazione. Una rete di telecomunicazione ha una centrale telecom, che è uno stabile di solito con apparati eccetera eccetera. Dalla centrale telecom partono dei cavi in rame molto grossi che in prossimità disgiunti si diramano in potenzialità sempre più piccole e arrivano fino ai famigerati armadi stradali, che probabilmente l'avete visti, sono quegli affari grigi alti 2 metri, spesso col tettino rosso, e sono un punto di sezionamento della rete, diciamo, distinguono la rete primaria dalla rete secondaria. Guardate le distanze, che è un elemento importante per capire le coperture a banda larga e a banda ultralarga. La rete primaria è una rete che ha una lunghezza tra i 200 e i 3000 metri. La rete secondaria, che è quella che più o meno arriva a casa del cliente, va dai 100 ai 700 metri, numeri Italia. Su questo tipo di rete, che è la rete classica da letteratura, diciamo, da scuola, noi forniamo i servizi a DSL, i servizi a banda larga classici, cioè sono i classici servizi che si diceva 7 mega e 20 mega, quelli commercializzati, come tanti di voi avranno in casa, e questa è l'architettura di rete che supporta questo tipo di servizi. Qual è il problema? Sicuramente tutti noi abbiamo sperimentato il fatto che questo tipo di servizi sono servizi che dipendono da quanto si è distanti dalla centrale telecom. Quindi più la casa del cliente è distante dalla centrale telecom, più questi servizi degradano come qualità, perché le onde elettromagnetiche si propagano nel rame e si attenuano, hanno un fenomeno di attenuazione con la distanza ineliminabile, è, diciamo, un fenomeno fisico, quindi ineliminabile, per cui più di tanto distanti non si arriva, e non solo non si arriva, ma man mano che ci si allontana progressivamente i servizi decadono. Quindi c'è quello che magari c'è il servizio a DSL a 7 mega, gli va a 3 mega, quello che invece magari fortunatamente è più vicino alla centrale gli va, ne so, a 6 mega e 8, oppure questo è la situazione, no? A questo aggiungiamo il fatto che un altro inconveniente, diciamo, dei servizi cosiddetti ADSL è un fenomeno di disturbo reciproco: se più clienti sullo stesso cavo hanno il servizio, i servizi si disturbano e quindi anche qui degrada la capacità. Quindi succede il caso di quello che ha preso la DSL, dice mi va benissimo, mi va a 19 mega, poi piano piano altre persone vicino a lui acquisiscono il servizio e magari dopo qualche anno si trova che va a 15 mega, dice ma porca miseria, avevo comprato, andava a 19 mega, ora invece vado a 15, come mai? Perché c'è pure questo fenomeno
di appunto si chiama diafonia, che è un fenomeno di disturbo reciproco dei servizi. Questi sono i limiti di questo tipo di architettura di rete per fornire servizi ad alta velocità. Allora, per dare servizi ultra broadband questo tipo di rete non va bene. Non va bene perché appunto noi dobbiamo superare il problema della distanza. Allora, considerando che la casa del cliente non si può muovere, è l'unico modo che per risolvere il problema è quello di muovere la centrale in qualche modo, no? Quindi riprendiamo la stessa slide. Il muovere la centrale vuol dire portare la fibra ottica, che è questo ricciolo rosso, fino agli armadi, fino ai famosi armadi stradali. Che succede? Succede portando la fibra ottica agli armadi stradali e mettendoci sopra un cappellotto, che è un apparato che converte i segnali ottici che circolano sulla fibra in segnali elettrici e quindi poi vanno a casa del cliente. Con questo tipo di infrastruttura si riesce a fornire servizi da 30 a 100 mega in download e da 3 a 20 mega in upload. È già superata questa slide perché ormai è un paio di mesi che stiamo montando apparati che fanno già 200 mega, quindi diciamo già qui insomma andrebbe corretta, ma a parte questo tipo di considerazione, dicevo, quindi avanzare la fibra ottica in accesso ci fa mangiare tutta quella distanza che avevo fatto vedere prima, che poteva arrivare fino a 3000 metri, e quindi il grosso della distanza si fa con la fibra, che ha un problema di attenuazione infinitamente inferiore rispetto a quello del rame, e quindi riusciamo a dare servizi a larga banda, a banda ultra larga, in questo caso a una totalità di persone, a una quantità di persone molto ampia, perché la centrale sostanzialmente si avvicina ai clienti. Questo è il concetto. Vi ho messo qualche foto di quali sono le realizzazioni in campo, così uno se li vede per strada capisce. Se in campo voi vedete degli armadi, che sono quelli, con quel cappellotto sopra, questo qua, quella zona lì è coperta da servizi a banda ultralarga. Quindi la fibra arriva all'armadio, quell'apparato lì fa la conversione ottico-elettrica, accanto normalmente ci sta una palina per il contatore Enel, perché ovviamente tutti gli apparati hanno bisogno di alimentazione, e quindi oppure ci stanno situazioni, insomma, apparati di questo tipo, insomma, sono vari tipi di contenitori, però alla fine la presenza di quegli oggetti indica che in quella zona lì la copertura c'è sostanzialmente. Allora, diciamo, è vero, no? Allora, quella soluzione che abbiamo appena citato si chiama FTTC, vi ricordate il titolo, l'architettura FTTX? FTTC per Fiber to the Cab, quindi il cab sarebbe l'armadio. Bene, c'è un'altra soluzione, perché è chiaro che è una soluzione migliorativa, però in ogni caso anche lì ti sei avvicinato ai clienti, certamente sì, però anche rispetto a un armadio stradale ci può essere quello che sta a 200 metri e quindi compra il servizio e va a 100 mega, ci può essere quello che sta a 700 metri che comunque allora va a 30 magari o a 20, quindi il problema comunque l'hai risolto perché hai fatto una copertura estremamente più ampia, però comunque rimane. La soluzione finale qual è? La soluzione finale è questa, cioè arrivare con la fibra ottica fino in casa del cliente. Questa è la soluzione finale. Questo tipo di architettura si chiama FTTH, perché la fibra a casa del cliente, H sta per home, quindi sostanzialmente la soluzione finale è questa. Ovviamente non è che sto parlando di cose teoriche sto parlando di infrastrutture di rete realizzate e in realizzazione, perché siamo impegnati sia sul progetto FTTC sia sul progetto FTTH, li stiamo portando avanti contemporaneamente su varie zone della Toscana, quindi Firenze ovviamente, quindi non è teoria ma sono situazioni esistenti e in corso. Quindi dicevo, la soluzione finale è questa. Noi stiamo attivando i primi contratti di fibra a casa del cliente su Coverciano, sulla zona di Africa, quindi diciamo siamo già operativi su questo. Qual è la differenza tra le due architetture? Cioè, perché uno dice faccio quella o l'altra? Cioè, qual è la differenza? Le differenze sono molto semplici, sono soldi e tempi. Andare a
la soluzione della fibra fino all'armadio è una soluzione che costa meno. Costa meno perché tipicamente noi abbiamo già delle infrastrutture che portano fino all'armadio, quindi diciamo l'impatto di lavori civili, scavi eccetera che dobbiamo fare per realizzare una rete di tipo FTTC è relativamente basso, quindi costa relativamente poco e in teoria è anche più veloce il deployment. Una rete in cui invece si porta la fibra a casa dei clienti ha un impatto più hard, diciamo, sia dal punto di vista dei costi, ma soprattutto dell'impatto in termini di lavori civili, perché a questo punto bisogna scavare, quindi bisogna scavare fino a casa dei clienti, quindi diciamo il lavoro è più complesso, è più capillare, perché a questo punto si ragiona casa per casa. Con un armadio uno dice beh, faccio un cerchio di 700 metri e più o meno quella è la zona di copertura. Portare la fibra a casa delle persone vuol dire di fatto rifare la rete di telecomunicazioni, di fatto è il prerequisito per sostituire poi la rete in rame, perché una volta che una casa è servita in fibra non serve più di fatto la rete in rame, no, uno ha già tutto. Quindi, però ripeto, i tempi di deployment di questo tipo di rete sono più complessi, questo è. Poi in realtà è vero che la rete FTTC ha dei tempi di deployment inferiori, poi in realtà in alcune realtà non è proprio così, perché si parla comuni tipo Firenze dove si comincia, ricordatevi che lì dobbiamo mettere degli armadietti, dei sopralzi, delle paline, poi immaginatevi a Firenze comincia a dire vincoli dei beni ambientali, paesaggistici, monumentali, archeologici, cioè. Poi alla fine il deployment non dappertutto è stato diciamo così veloce, in alcune zone è stato un po' più complicato, diciamo, e è tuttora più complicato, però diciamo questa è la cosa. Questa è una slide di riepilogo, quindi tanto per fissare in testa: banda larga, rete in rame 720 mega, più che sufficiente. Se portiamo la fibra fino all'armadio noi diamo servizi da 30 a 100 megabit, slide superata perché ripeto ormai da 2 mesi stiamo mettendo apparati da 200 megabit. Quindi soluzione intermedia, questa non ve l'ho presentata ma comunque è una FTTB, cioè si porta la fibra fino alla base degli edifici, nei vani tecnici degli edifici, e poi per arrivare nell'appartamento si sfrutta il collegamento in rame già presente, che è una possibilità, e su questa si danno servizi da 100 mega a 1 giga. La soluzione FTTH, che in realtà è quella che stiamo facendo, significa arrivare in fibra fino in casa, e quindi si parla di bande da 1 giga in su, quindi si parla di servizi di tutt'altra natura. Okay. Quindi queste sono le tre soluzioni, tutte e tre in, diciamo, esistenti e sviluppate da noi. Per vostra informazione, la soluzione FTTH la stiamo facendo a Firenze, a Prato e a Siena. Quindi, ecco, volevo farvi vedere anche cos'è, cioè, si parla di fibra, cos'è un cavo in fibra? Un cavo in fibra è un oggetto di questo tipo, cioè è un cavo che ha dentro tre tubetti, dove all'interno quelle colorate sarebbero le fibre, può tenere fino a 24 fibre, cioè un cavo del genere può tenere 144 fibre, il suo diametro è 7,8 mm, cioè noi mettiamo cavi che non sono più piccoli di un dito, quindi non è che noi facciamo acquedotti, spacchiamo le strade, dobbiamo farci, cioè noi mettiamo cavi di dimensioni ridottissime. Ecco, ora questa slide qui è micidiale, ma mi serve solo per dire una cosa sola. La slide è volutamente incasinata, ma perché volevo far passare due concetti. Allora, diciamo, la parte qui di qua è la centrale Telecom. Qui è quello che ci siamo detti. Questa era la rete FTTH e questa è la rete FTTC. Cioè, questa slide significa che non basta la fibra. Cioè, è un luogo comune che uno dice, ah, c'è la fibra, che problemi c'è? Cioè la fibra va bene, la fibra è condizione necessaria ma non sufficiente, perché dietro la fibra, cioè dalla centrale Telecom verso il mondo diciamo dati, internet, quello che volete, ci vuole un'architettura di rete abbastanza complessa, quindi l'investimento non è la posa e la fibra e basta, cioè quella è una parte dell'investimento, poi c'è
quello che noi chiamiamo backhauling, insomma, ha dei vari nomi tecnici, però la rete dietro ci vuole, non è che basta posare un cavo in fibra, perché un cavo in fibra da solo non serve a niente. Faccio notare un'altra cosa, approfitto di questa slide incasinata, noi abbiamo un obbligo regolatorio, quello di ogni volta che apriamo e attiviamo il servizio su un armadio, cioè su qualunque armadio attiviamo un servizio a banda ultralarga, abbiamo l'obbligo di garantire agli altri operatori concorrenti la possibilità di accedere allo stesso servizio. Quindi voi sappiate che quando noi apriamo una zona l'apriamo per tutti, e in effetti qui questo ambaradan qui di cui non vi spiego è l'ambaradan che consente di separare i flussi di traffico nostri che ce li teniamo sulla nostra rete da quelli del loro che gli vengono consegnati, degli altri operatori del concorrente che gli vengono consegnati laddove ovviamente lui ci richiede. Ho qualche curiosità sulle realizzazioni in campo, visto che di questo poi mi occupo. Allora, come si realizzano queste reti? Allora, in molti casi noi abbiamo nostre infrastrutture, quindi abbiamo il nostro chiusino, dentro c'è il tubo, e quindi possiamo questi bei tubetti biancorossi che vengono posati nelle tubazioni, vengono giuntati tra di loro, fanno un percorso in cui viene sparata la fibra ad aria compressa, e quindi il cavo in fibra scorre in questi tubetti e viene posato per molti metri all'interno di queste infrastrutture. Quindi quando c'è le infrastrutture esistenti, diciamo, i costi in questo caso sono ridotti perché utilizziamo solo infrastrutture nostre. Laddove non ci sono infrastrutture tocca scavare. Quindi le tecniche di scavo sono le classiche, la trincea tradizionale che è una tecnica di scavo piuttosto costosa, 50 cm di larghezza, 1 metro di profondità, 30 metri di scavo al giorno, è una tecnica che costa e lenta, normalmente non la utilizziamo, quindi normalmente facciamo di tutto per non utilizzarla. Noi normalmente gli scavi li facciamo con una tecnica che si chiama no dig, cioè praticamente facciamo una buca di lancio, una buca di arrivo, e con una sonda teleguidata passiamo sottoterra, e questo evita, diciamo, l'effrazione del corpo stradale. È una delle tecniche che gli enti della Toscana preferiscono, e quindi, diciamo, quando presentiamo la richiesta di autorizzazione per questo tipo di tecnica normalmente hanno successo, e quindi, diciamo, è una delle più utilizzate. Un'altra che ci piacerebbe utilizzare ma in Toscana è dura è la mini trincea. La mini trincea sarebbe una tecnica perfetta per la posa di reti di ottiche, perché praticamente qui c'è una fresa che fa un taglio netto di 10-15 cm, profondo 40 cm. Noi si posa il cavetto in fibra in fondo allo scavo, si mettono delle malte speciali per chiudere lo scavo, è velocissimo, si rimette in traffico la strada in tempi brevissimi, quindi questa sarebbe l'ideale per questo tipo di reti. Peccato che in Toscana, diciamo, non piace la mini trincea per motivi, diciamo, ideologici sostanzialmente, cioè in certe regioni preferiscono la mini trincea, non vogliono il no dig, in altre regioni vogliono il no dig. Sono, diciamo, come dire, teorie, non è che non c'è un giusto o sbagliato, sono mode. Questa sarebbe l'ottimale, diciamo. Esiste anche un'altra, la micro trincea, anche questa è eccezionale perché qui si fa uno scavo di 6 cm, largo 6 cm, profondo 40. Quindi anche questa è una tecnica che abbiamo fatto anche a Firenze, ma in maniera, ripeto, le abbiamo fatte ma in maniera abbastanza marginale, non come ci piacerebbe fare in maniera più intensiva. Anche questa è una tecnica velocissima perché si rimette al traffico la strada subito, una volta posato il cavo e messo la malta, in breve tempo la strada torna al traffico. Quindi sono tutte, si chiamano tecniche di scavo innovativo, che effettivamente sono anche incentivate dalla legge perché favoriscono lo sviluppo delle reti di telecomunicazioni. Non sempre gli enti sono disponibili ad accogliere queste innovazioni, ma insomma cerchiamo di fare. Poi noi possiamo anche nelle infrastrutture di illuminazione pubblica. I cavi in fibra sono dielettrici, non disturbano niente, per cui laddove i comuni, bontà loro, ci concedono di utilizzare le infrastrutture pubbliche, noi abbiamo posato tanto, insomma, anche in infrastrutture di illuminazione pubblica, ma anche in palificazione di illuminazione pubblica. Il cavo che vedete qua sotto, questo è il cavo in fibra, questa dovrebbe essere via di San Bartolo a Cintoia se non sbaglio, e quella è la linea ottica che
che regge Mantignano-Ognano, quindi se mi buttano giù coi pali dell'illuminazione pubblica, diciamo Mantignano-Ognano rimangono senza dati, ecco, sostanzialmente questo è. Quindi, però, diciamo, è un modo di posare in termini velocemente, di risolvere, magari poi lì c'era una situazione particolare in cui non c'erano altre soluzioni, quindi diciamo, a parte casi particolari, noi, ecco, non ci scandalizziamo se troviamo infrastrutture già di altri, cioè utilizziamo anche quelle, insomma. Posa in facciata, il cavetto è talmente piccolo, si può posare in facciata, questo è Firenze, quindi lo fascettiamo da cavi in rame, spesso c'è già i cavi in rame posati nel centro storico di Firenze, li fascettiamo insieme, non si vede neanche perché anche questo è sempre Firenze. Ora la slide forse non so se si vede, sì, forse qua si vede. Questo qua su è il cavo in fibra e anche questo messo qui tra le pietre così è sempre un cavo in fibra, quindi problemi, diciamo, si presta a essere utilizzato in molte cose. Perché a che serve tutto questo? Qualcuno aveva detto qualcosa? No, domanda, qualcuno aveva, se avete domande interrompete pure in qualunque momento. Beh, servizi, diciamo, l'evoluzione dei servizi è quello che ci porterà poi all'ultra broadband. Questa slide fa vedere un po', dice, finché rimaniamo ai servizi web surfing, videocomunicazione, TV a definizione standard, va bene anche la DSL, cioè problemi. Però quando cominciamo ad andare verso giochi, web hosting e soprattutto verso TV di terza generazione o remote storage, allora cominciamo ad avere esigenze di banda che non sono copribili con le soluzioni a DSL normali. In fondo ho aggiunto anche il backhauling del mobile, perché ovviamente la larga banda mobile richiede che la stazione radio base sia connessa in fibra, se no, cioè, quindi il backhauling mobile è un altro driver per lo sviluppo di questo tipo di reti. Vabbè, questo è un esempietto di una casa normale, fa vedere che oggigiorno in effetti basta che uno abbia un paio di TV connesse, i figli che fanno il peer-to-peer, l'IP-phone, una cosa e un'altra, alla fine questo è un esempio in cui arrivare a un'esigenza di 50 megabit, 22 megabit, cioè non è che ci voglia tanto. Io lo so, c'ho il figliolo che a lui guarda i cartoni animati su Netflix, cioè quando comincia a prendere, uno che ti guarda Netflix sulla televisione, un altro all'altra televisione, cioè non è che ci vuole tanto, a statura 20 mega, sì, una televisione la regge, ma poi basta, cioè, la regge se non navighi anche su internet, perché magari poi qualche problema ce l'hai. Quindi diciamo, non è che sono esigenze futuribili, sono esigenze che ormai lo sviluppo di oggi ci ha già portato in casa, e quindi a questo punto diciamo, i tempi sono maturi. Vabbè, e qui ora non mi pronuncio, e poi i colleghi del commerciale sono più esperti, ovviamente questo tipo di infrastruttura di rete è stata fatta anche per abilitare i servizi cloud per le aziende, che chiaramente è uno dei driver per cui diciamo sono stati creati. Io avrei finito, se avete domande, curiosità, eccetera, diciamo, qualunque momento, se avete. Dicevo, sì, allora, ovviamente per fare questo tipo di progetti bisogna essere in completa sintonia con l'amministrazione, no? Perché è difficile fare progetti di questo tipo su un comune se, insomma, non sei già,
non hai già preparato, fammi dire, l'ambiente, quindi hai già parlato con l'amministrazione, l'hai presentato, hai spiegato, quindi diciamo normalmente quando si fanno questi progetti su un comune c'è un lavoro preparatorio prima e quindi anche quello che dici tu, cioè le eventuali possibilità di sincronismo con lavori magari già programmati dall'amministrazione o da altri enti, più o meno Publiacqua per non dire chiunque altro, cerchiamo sempre ovviamente di metterli insieme. Laddove ovviamente è possibile, perché ripeto, poi i tempi dell'investimento nostro sono brevi, cioè io quando vado nei comuni e presento l'investimento glielo dico, io ho fretta, non posso pensare, cioè se è possibile coordinare si fa possibile, però non è che posso tenere fermo le squadre ferme perché dobbiamo aspettare. Quindi diciamo c'è un trade-off da raggiungere, che in alcuni comuni si riesce, in alcuni comuni meno. Cioè, è chiaro, ogni comune è un mondo a sé stante. Ora, non so se lei mi fa la domanda in quanto, diciamo, no, non è che voglio entrare. Però. Sì, la questione è abbastanza annosa. Sì, sì. Adesso non conosco, sapere se negli ultimi 5-10 anni immaginavo fosse una pubblica amministrazione, infatti, ecco. No, ripeto, allora i comuni, gli strumenti dei comuni, insomma, ci sono le conferenze dei servizi, ci sono anche altre procedure, noi partecipiamo ad alcune tra l'altro, quindi abbiamo in programma con alcuni comuni degli interventi congiunti, anche con Firenze, non so in quale comune, ma anche con Firenze abbiamo in programma degli investimenti dei cofinanziamenti, come dice. Quindi diciamo ci sono anche questi. Diciamo questo tipo di interventi sono interventi che partono e noi tendenzialmente su comuni, diciamo, dipende dall'entità del comune. Ora, se il comune è piccolo, 2-3 mesi, io tendenzialmente voglio finire sostanzialmente. Questo è. Ora è chiaro, Firenze ci stiamo lavorando dal 2012, quindi qualche problematica di quelle che dice lei, insomma, c'è, ecco, non è che viene proprio facile, anche perché è una città molto più complessa, con centinaia di cantieri, di altra, cioè, è complicato, quindi è un mondo complicato, ripeto, laddove siamo riusciti bene, nel giro, una città grande, anche in un anno si fa, insomma, laddove si riesce bene, laddove la città è particolarmente complessa, come può essere stato Venezia, io ho visto Venezia, Roma, e le difficoltà poi aumentano ovviamente, quindi i tempi si ampliano. Ovviamente per noi è complicato perché io abbiamo dei termini di ritorno degli investimenti, per cui è difficile fare un trade-off tra i tempi di sviluppo che devono essere brevi, perché noi abbiamo urgenza di mettere in servizio, cioè di mettere l'investimento a reddito. Quindi diciamo il rapporto ai comuni è complesso, diciamo, ecco. Particolarmente complesso. Matteo, scusi, una curiosità. Sì. Avete, lo dico perché una decina di fasi di un progetto di questo tipo che non andò a buon fine. Cioè, che non sento perché. Mi interessava capire se avete fatto meglio la sperimentazione utilizzando le reti di bassa pressione o di alta pressione del gas. No. Perché noi facevamo molto bene sull'aspetto sulla dimensione lineare, quindi
mangiano anche quelli in qualificazione, quindi diciamo diciamo che succede. Si va? Passiamo a questo punto. Ci chiamo Nicola Noferi e Daniele Nutini, io seguo la parte di sviluppo, diciamo, nella rete centro di Telecommunity Team, mentre invece Daniele è sulla parte Daniele Nutini, responsabile dell'area centro maintenance mobile. Allora, parliamo un po' di... cominciamo da qualche dato, no? Allora, l'avvento degli smartphone fondamentalmente ha rivoluzionato l'uso delle reti mobili, ha rivoluzionato l'uso delle reti mobili da parte delle persone, va bene? Infatti ciò che prima serviva, parlo degli apparati telefonici, quasi esclusivamente per la fonia, per la voce, oggi invece lo smartphone praticamente è diventato l'ombelico del mondo, con la richiesta, anzi, e l'utilizzo spinto dei dati che fa per connetterci a tutto il resto del mondo. Quindi il paradigma, fin troppo banale, da evidenziare è il passaggio dall'era della fonia all'era dei dati. Questo però ha costretto tutti gli operatori mobili a modificare profondamente le proprie reti per andare dietro a questa evoluzione, a questa esigenza, e per adeguarsi a tutti i protocolli affinché i servizi dati più evoluti fossero fruiti sempre nel minor tempo, nel miglior modo e con la banda più veloce possibile. Un po' di dati. Siamo drogati perché 2,5 sono le ore al giorno che passiamo sui social, 150 sono le volte che guardiamo il telefonino. Maggiore del 50% del traffico dati totale nel 2018 sarà video e il 66% delle persone dormono accanto al proprio telefono acceso. Quindi questo ci dà un po' lo schema, no, della situazione di tutti noi. L'utilizzo sempre più spinto dei dati e delle tecniche, cioè più che altro per l'utilizzo più spinto dei dati, le tecniche di trasmissione si sono evolute velocemente nel tempo, no? E come vedete dalle figure che abbiamo scelto apposta, in pochi anni siamo passati da velocità che prevedevano 14 megabit al secondo a il prossimo 500 mega che è già stato provato per TIM e che a fine anno sarà in sperimentazione per quanto ci riguarda nell'area centro a Pescara e Latina. Quindi a fine anno andremo in rollout con il 500 mega su rete LTE. Questo solo per fare un po' di storia e per ricordare un po' tutte le sigle che ci hanno, diciamo, accomunato negli ultimi 25, ma direi 30 anni, perché in questa slide non c'è l'86, no? Dove siamo partiti con il Teledrin, nel 90 di fatto il TAX per i mondiali e il GSM è del 92, quindi si vede come siamo passati da un semplice radioavviso alla telefonata, alla voce analogica con il TAX. Sono passati 30 anni, il GSM, la voce in digitale con i primi SMS, il GPRS, il LEGE, che era poi la velocità massima dei dati all'epoca, fino a 200 kilobit, per passare poi al più moderno MTS o MTS Plus con l'iSpeed, e poi all'odierno LTE, quindi la rete 4G comunemente chiamata, quindi di quarta generazione semplicemente, e stiamo già da un anno praticamente in LTE Advanced, che consente alla rete l'utilizzo aggregato di più frequenze per arrivare a velocità attuali di circa 300 megabit al secondo. Questo è giusto per fare la prima introduzione su quello che è lo scenario. Ora passo la palla, così ci movimentiamo un attimo e vi annoiamo meno. Dati, si diceva, vabbè, c'è 3G, dai, c'è l'MTS, l'iSpeed, basta per fare quello che
bande insomma c'era il 42 mega, sembrava che già il 42 mega fosse qualcosa di robusto, di sufficiente per fare la mobilità sui telefonini. Invece appunto parte la gara per la Telecom LTE che viene a costare 1,2 miliardi di euro. Ora, siamo in Confindustria, giusto per dire quello che possono essere costi insomma già sostenuti inizialmente dalle società che si volevano mettere sul business di telecomunicazioni, era necessario fare investimenti di questo ordine di grandezza. Poi dopo ve lo farò vedere, tenete presente che gli investimenti fatti nel triennio successivo a livello tecnologico, che ci sembra un grosso investimento, sono di un milione, sempre un altro miliardo di euro, cioè quindi stiamo parlando di un investimento equivalente a quello che possono gli investimenti tecnologici nei tre anni successivi. Ah, ora sì, no, anche troppo. Allora, qui ci sono gli step principali a questo punto di quello che è l'evoluzione dell'IT ad oggi e dei prossimi 2-3 anni. Come vedete, a dicembre 2012 arriviamo ad avere una copertura del 18% della popolazione, sostanzialmente soltanto le grandi città. Arriviamo ad avere nel dicembre 2013 invece il grosso della copertura in tutti i capoluoghi di provincia e nelle grandi locali, e nelle località principali, arriviamo al 61% della popolazione e a questo punto inizia a esserci il primo step importante nel novembre 2014, quando TIM per primo lancia il 4G Plus o come dire il cosiddetto LTE Advanced, grazie alla fusione, diciamo, all'unione di più frequenze. Le frequenze infatti che abbiamo acquistato sono quelle dell'800, del 1800 e del 2.6. Che non vi dicono molto, giusto per darvi un'idea. L'800 è una frequenza come quella che c'era sul GSM, che lavorava su frequenze 900. Questo cosa consente? Consente, essendo frequenze basse, consente di fare una maggiore penetrazione, si propaga meglio il segnale e quindi penetra meglio negli edifici. Dopodiché il 1800 invece è una frequenza, vuol dire, più alta, che penetra un po' peggio, ma ci consente di fare capacità. Capacità vuol dire quindi una, sia banda aggiuntiva, questo lo possiamo vedere dopo, sia servire un maggior numero di clienti. Stesso discorso per il 2.6 che viene utilizzato, lo vedrete anche soprattutto, per fare quelle che saranno le small cell o piccoli impianti, a copertura ridotta, cioè in zone limitate. Nel novembre 2014 per primi riusciamo come team a essere leader di mercato e leader tecnologici e lanciamo la carrier aggregation che ci consente di arrivare, aggregando le frequenze dell'800 e del 1800, due frequenze insieme, e arrivare a 225 megabit al secondo in mobilità. Ora, tenuto conto che in quegli anni stiamo parlando di, appunto, adesso avere ancora anni dove sul fisso c'avevi il 20 megabit, poi potevi iniziare ad avere il 100 megabit, però insomma stiamo parlando di avere in mobilità bande di trasmissione notevoli. E in uplink, 225 è in downlink, cioè diciamo quanto possiamo scaricare dalla rete. In uplink parliamo che si poteva toccare i 50, 60, nominalmente 70, insomma comunque 50-60 megabit in up. Abbiamo proseguito e nel 2014 abbiamo toccato il 70% della copertura. E un'altra cosa importantissima, arrivati a fine 2014, abbiamo iniziato ad avere le prime smart city, diciamo così, con l'Expo, e abbiamo lanciato anche l'LTE Broadcast, questo a Milano. Ma la cosa più importante è che sempre nel corso del 2015, poi, arrivati a dicembre 2015, abbiamo avuto due eventi importanti. Uno, il lancio del Volte, che devo dire non è stato molto lanciato. Cos'è il Volte? È la Voice over LTE, quindi terminali che consentono di fare voce sulla rete LTE, che è una rete LTE che è nata inizialmente per fare solo dati, è una rete IP oriented, non è ancora l'UMTS stesso, c'è ancora una parte della tecnologia che non fa solo dati ma che è orientata a fare la voce a circuito, cioè io instauro una chiamata voce su canali dedicati. Invece a questo punto la voce su LTE funzionerà come il VoIP, cioè pacchetti dati già dal terminale, già dal telefonino, viaggiano in IP e si ritrasforma poi in voce dall'altra parte. Una cosa più importante però è il lancio della triple carrier aggregation
come dire, che è stata un po' anche una nostra vetrina, lanciata sempre come primi a livello, come dire, nazionale, per il Giubileo, in Piazza San Pietro, e non solo, in altre zone di Roma, con la possibilità di aggregare tutte le frequenze, 800, 1800 e 2.6, quindi tutta la banda, come dire, acquistata, che ci ha consentito di raggiungere i 300 megabit in down. E in più, poi con la tecnologia messa in campo a marzo 2016, anche i 75 megabit in upload. Che in mobilità, consentitemi, sono delle signori, come dire, connessioni. Oggi forse non ci sono ancora servizi che ne facciano un vero utilizzo di queste, come dire, velocità, però ci saranno, diciamo, già un download di un, come dire, di un video in HD in mobilità, e questo sempre di più ormai, un tempo avrei detto ma chi è che si scarica in mobilità un video in HD? Ecco, adesso sappiamo che è un qualcosa che sempre di più viene richiesto, insomma, ecco, essere sotto l'ombrellone in spiaggia e guardarsi una partita in HD inizia a essere un qualcosa che conosco chi lo sta facendo, insomma, ecco, viene quindi un servizio richiesto. E, sempre, come dire, per dimostrarvi come team siamo sempre stati dei leader, anche se forse magari la pubblicità, devo dire, non sempre, diciamo, c'è chi la sa fare meglio, mettiamola così, questo parlo da tecnico dell'azienda, insomma, però sicuramente come azienda sappiamo essere leader. A ottobre 2016, proprio recentemente, abbiamo lanciato fortemente il 500 megabit al secondo. Questo qui grazie anche alla, come dire, a una nuova tecnologia, MIMO 4.4, che vuol dire nuove antenne, che sostanzialmente ci hanno consentito di, come dire, raggiungere in rete live il 500 megabit, questo nella città di Torino. Questo non è ancora commerciale, diciamo, anche se è in rete live, però, diciamo, lentamente faremo il deployment aggiuntivo di questo. In termini di copertura, come osservate, la copertura l'abbiamo raggiunta intorno al 95% della copertura già ora a settembre. Prima Stefano ha fatto vedere che eravamo arrivati in Toscana, eravamo al 94,7%, poi dopo vi confermerò che in Toscana siamo in linea con il dato nazionale, e lo scopo è quello di superare il 98% della copertura nel 2018. Okay? Quindi una copertura sostanzialmente GSM-like, cioè dove oggi abbiamo il GSM sostanzialmente avremo anche il 4G. Giusto due bit veloci su quello che è l'ecosistema mondiale. L'LTE è la tecnologia mondiale e in questo momento, come dire, è stata la tecnologia usata per i dati e per la larga banda in tutto il mondo. Non è detto che che in tutto il mondo, quando andate, trovate le stesse frequenze che abbiamo, come dire, licenziato in Italia. Per esempio la frequenza più utilizzata è quella del 700 MHz. E quindi non è detto che i terminali, se andate all'estero, il terminale che avete in Italia possa essere idoneo per la LTE anche all'estero, oltre, vabbè, ad aspetti commerciali magari, che non è detto che ci abbiate il roaming, però sostanzialmente, come dire, ogni paese ha utilizzato alcune bande. Resta che comunque lo standard mondiale adottato per sia i dati e per il broadband complessivo. La situazione in Italia è questa qui, come diciamo il 95% della copertura ad oggi, e gli investimenti sulle frequenze appunto sono stati di 1,5 miliardi, un miliardo già spesi fino al primo triennio e un altro 1,2 miliardi di euro previsti come investimenti totali nazionali nel triennio 2016-2018. Su tutto questo fronte, diciamo, in questi ultimi tempi c'è proprio una spinta aggiuntiva, mi posso garantire che in questo momento sono l'azienda che sta dirottando, diciamo, investimenti ulteriori su questo fronte per dare un'accelerata anche a questo piano. Quindi il 98% che ci stiamo dicendo che in questo momento dovrebbe essere nel piano, diciamo, in ottica 2018, potrebbe essere raggiunto anche prima, insomma, ecco, questo è il nostro scopo. Giusto per farvi, visto che siamo in Toscana e provincia di Firenze, questa è la copertura oggi, diciamo, reale, che abbiamo sia in Toscana che in provincia. Come vedete, più o meno le zone più importanti, chiamiamole così, sono sostanzialmente coperte. Ci sono ancora zone, chiamiamole più rurali o comunque a più bassa densità di abitazione, che ancora non sono raggiunte, ma direi che nell'arco di un annetto anche quelle zone un pochino scoperte saranno raggiunte, tant'è vero che oggi sostanzialmente i comuni coperti in tutta la Toscana ad oggi sono 240, di cui 25 hanno l'LTE Plus, e sono i comuni che vedete qui sotto. L'LTE Plus, abbiamo detto, sono quei 225 megabit al secondo che vi raccontavo prima.
e come vedete la Toscana sostanzialmente in questo momento è esattamente in linea a livello, con la media nazionale sostanzialmente. Perché questa foto? Finora vi ho parlato di copertura. La copertura vi garantisce come dire, servizi sostanzialmente LTE, dove però, come dire, quella mappetta che vi ho fatto vedere prima non vi dice quanti clienti può servire e che banda vi può servire. Il grosso di quella copertura nelle zone più o meno rurali magari è fatta con LTE 800, che vi dicevo prima, dà copertura magari alle zone più rurali per fare migliore penetrazione nelle zone, negli edifici piuttosto che. Però poi noi abbiamo bisogno di gestire anche eventi, per non parlare della crescita normale di tutto il traffico dati che prima Daniele vi ha descritto che dobbiamo fare. Cioè, sempre di più, giovani o non giovani, abbiamo bisogno di banda e in più, se stiamo tutti negli stessi posti, c'è bisogno di servire più clienti. Nel 2016 è stato l'anno del giubileo e abbiamo avuto una bella palestra che direi abbiamo superato brillantemente. Questo è un case study, diciamo, che vi faccio vedere. Però è ovvio che noi gestiamo la nostra rete quotidianamente in questo modo, sviluppando gli impianti, aggiungendo nodi dove già ci sono, layer aggiuntivi, nell'ottica di garantire costantemente un adeguato throughput e servizi a tutti i clienti presenti in quella zona. Ovviamente più cresce il numero di telefoni LTE, il numero di utenti e soprattutto la banda che ogni cliente quotidianamente richiede, che continua a crescere, e maggiore saranno queste esigenze. In Piazza San Pietro faccio questo case study perché sicuramente è stato uno dei benchmark di quest'anno. Per sopperire a tutte le esigenze di tutti i clienti che erano nella piazza e nelle zone limitrofi, oltre a una serie di impianti della zona, vi dico soltanto nella zona lì del Vaticano e di Piazza San Pietro abbiamo qualcosa come una decina di impianti. In più ne abbiamo messo quest'anno uno particolare che sostanzialmente per coprire soltanto questa zona qui l'abbiamo posizionato sul colonnato del Bernini, cosa che se mi avessero detto un anno e mezzo fa non ci avrei mai creduto. Siamo riusciti a fare un impianto speciale parlando con i Musei Vaticani ovviamente, quindi con la loro sovrintendenza, e siamo riusciti a mettere un impianto con antenne cosiddette multibeam che consentono di, come dire, da un'unica posizione andare a settorializzare la piazza. Quindi ogni piazza era come se fosse servito da un raggio che prendeva il traffico solo da quella porzione di piazza. In questo modo siamo riusciti a, come dire, a spezzettare il traffico che usciva dalla piazza e a gestirlo tutto in modo adeguato. Perché ovviamente il nostro problema poi è la condivisione delle frequenze, che è sempre il bene primario che abbiamo acquistato. Questi sono gli impianti, ovviamente per ottenere l'ok alla sovrintendenza dei Musei Vaticani abbiamo dovuto fare una cosa un po' particolare, e devo dire è stato piacevole scoprire che quello che sembrava un progetto irrealizzabile è stato poi apprezzato perché, come dire, le antenne che sono quelle color marmo sono più invisibili di quelli che sono gli stessi fari di illuminazione piuttosto che gli altri servizi che il Vaticano stesso utilizza o ha inserito nella piazza a semplice utilizzo, come dire, di illuminazione o altro. Questo è un caso, come dire, gestito quest'anno e che è stato sicuramente apprezzato e che ci ha portato anche sulla stampa, insomma, ecco. Essendo a Firenze, un caso analogo, abbiamo avuto la visita del Papa a Firenze, l'abbiamo gestita in modo analogo, in questo caso con un impianto provvisorio che abbiamo messo, in questo caso l'antenna è questa specie di pallotta, questa sfera che vedete qui a sinistra, anche questa è un'antenna multibeam con questi raggi, posizionata sulla copertura dello stadio, che ci ha consentito, diciamo, di settorializzare tutto lo stadio e quindi di gestire tutta la capacità di traffico. Vi posso garantire che quando ho saputo quella che era l'affluenza allo stadio ci siamo spaventati. Nel senso, non pensavamo di poter gestire tutta quel, cioè Firenze non eravamo pronti, diciamo, inizialmente ad assorbire tutto quel traffico. In questo modo abbiamo retto egregiamente, anzi abbiamo servito un buon servizio alla clientela, insomma, ecco, questo per darvi un'idea del fatto appunto che la rete non è solo statica. Sì, si sente parlare delle antenne, degli impianti, no, che distribuiamo in giro per la città, non è solo quello, alle volte per gestire gli eventi dobbiamo anche correre e gestirli in questo modo. Il 2016 è anche l'anno del lancio più robusto di quelli che sono i cosiddetti piani di small cell. I piani di small cell sono appunto chiamiamoli impianti piccolini, come vedete in questi casi in zona, queste vie zona Vaticano sempre, le abbiamo messi sfruttando le infrastrutture esistenti di Telecom, quindi la telefonia pubblica, che la stiamo convertendo in telefonia
parzialmente mobile. Però non sono gli unici impianti, possiamo sfruttare pali di illuminazione, possiamo sfruttare varie, come dire, infrastrutture presenti. E in questo momento, per poter sopperire a quelle che iniziano a essere le esigenze di traffico dei clienti, non è più sufficiente i macro siti messi, i pali che vedete, le macro antenne, dobbiamo iniziare necessariamente a sfruttare questo. Sono impiantini, potrei dire, stile wifi, voglio dire, ma che iniziano a, che dobbiamo iniziare a distribuire in giro per la città. Un ultimo bit, per fare sviluppo ovviamente la cosa non è banale, cioè una cosa è l'aspetto tecnologico. Noi nei nostri laboratori di Torino, in rete live, cioè anzi anche nella città di Torino, però sempre vicino ai laboratori, abbiamo sviluppato una tecnologia che ci consente di superare il 500 megabit, poi c'è la tecnologia che ci consentirà di raggiungere il gigabit in mobilità, tutto bello, però per fare questo poi dobbiamo trasformarlo nella vita reale, dobbiamo parlarlo in giro per la città, in giro per i paesi. Spesso penso anche voi avete letto sui giornali il comitato antiantenne, antenna selvaggia, problemi campi elettromagnetici, sono problemi che, come dire, come azienda ci troviamo, noi e anche gli altri operatori, ci troviamo a dover combattere quotidianamente, combattere, diciamo, fa parte del lavoro, però sicuramente è, come dire, lo sforzo difficile che dobbiamo fare, riuscire a innescare queste tecnologie in un contesto reale. Contesto reale dove, in contesto per esempio come la Toscana, molto vincolato, vuol dire che ogni nostro impianto deve superare lo svincolo ambientale. Quindi, come dire, io sorridevo quando spesso si leggevano gli articoli antenna selvaggia, gli operatori fanno quello che vogliono, mettono le antenne e inquinano con i campi elettromagnetici. Ogni impianto che noi realizziamo è sottoposto a pareri sanitari sui campi elettromagnetici che vengono rilasciati dall'ente ARPA. Ovviamente autorizzazioni comunali piuttosto che autorizzazioni dell'ente, del vincolo che c'è in quel momento, che può essere dal genio civile alla sovrintendenza per i beni ambientali, se andiamo a fare impianti, ora, non necessariamente devono essere come quelli su San Pietro, possono bastare molto meno, qualsiasi cosa, qui Firenze è tutta vincolata, quindi ogni impianto di Firenze passa in sovrintendenza. Quindi, come dire, lato nostro sicuramente c'è un grosso sforzo, chiamiamolo burocratico, amministrativo, che ci porta a dover, come dire, fare una concertazione complessiva fra noi, la cittadinanza e gli enti, dove gli enti possono essere appunto la sovrintendenza, i comuni, piuttosto che i comitati e tutto quanto. Questo, diciamo, è lo sforzo che ci troviamo come impresa, per poter fare impresa, a portare avanti quotidianamente, insomma, ecco. Detto questo, vi lascio la parola a Daniele che magari vi parla un po' dei servizi, vai. Se ci sono domande, non so se volete farle dopo, però mai. Sì, torniamo sulla parte dei servizi. Cosa dire? Praticamente la necessità di scambiare dati non sempre va di pari passo con la necessità di velocità. Okay? Ci sono una serie di servizi che presuppongono un piccolo scambio di dati, ma sono efficacissimi ed efficienti per fondamentalmente i nostri clienti, che sono soddisfatti di questo e di riflesso anche per noi. Parlo delle SIM dati, no? O più banalmente delle machine to machine cosiddette, che assicurando un piccolo impegno di banda, un piccolo impegno di rete, va bene, a velocità basse, assicurano però l'efficacia di un servizio che di fatto è un punto punto, quindi cose che si parlano proprio a livello di concetti, ok? Proprio per questo fino ad oggi, fino insomma a qualche anno fa, principalmente la rete che veniva usata era quella GSM, GPRS, ok? La rete praticamente che è l'evoluzione a pacchetto della GSM. Oggi però la diminuzione di banda su queste reti cosiddette legacy di vecchia generazione, qui si parla del 2G, a favore delle reti 3G e 4G, per assicurare blocchi di frequenza che garantiscano velocità sempre più alte nelle reti di generazione più vicine a noi, quindi la 4G, quindi questa diminuzione di banda fa sì che le reti legacy fondamentalmente vengano utilizzate solo per la voce. Bene, e quindi il 3GPP, il comitato della standardizzazione dei protocolli,
ha studiato un nuovo protocollo che permetta di associare l'esigenza della comunicazione tra cose, no? Delle punto-punto, delle machine-to-machine, sfruttando le potenzialità delle reti di ultima generazione, le 4G, appunto con questo protocollo che è chiamato Narrowband Internet of Things, che praticamente, come dicevo, permette di sfruttare le reti di ultima generazione con un piccolo impegno, però diciamo massimizzando tutte le garanzie e tutta la potenza che la rete di ultima generazione ci può assicurare. Questo avviene con protocolli che permettono l'utilizzo delle frequenze a disposizione dei gestori, ognuno la sua, in piccola porzione della frequenza o addirittura a bordo di questa banda frequenziale. Questo che cosa porta? Tutti i vantaggi appunto dell'utilizzo della rete 4G, no? Quindi si continuano ad avere apparati a bassissimo costo per gli utilizzatori, un risparmio energetico e quindi un'ottimizzazione della parte delle batterie che va fino a 10 anni degli apparati, un'estensione della copertura che aumenta in penetrazione proprio grazie a questo protocollo e quindi supplirà a quelle che possono essere gli eventuali limiti di oggi delle frequenze utilizzate per fonia o per dati classici. La capacità di ogni cella di gestire fino a 10.000 punti, 10.000 sensori per cella e quindi affidabilità e sicurezza. Qual è l'utilizzo più classico? Chiaramente siamo partiti, no, dai contatori del gas piuttosto che dagli elevatori dell'acqua, no? Questi sono gli esempi classici per cui con una capillarizzazione sul territorio molto importante si riesce a assicurare questo servizio. Non solo dati però si farà sulla rete 4G, è stata lanciata alla fine dell'anno scorso per un'utenza prettamente amica il servizio del VoLTE, no? Il Voice over IP, che permette appunto la codifica della voce con protocolli IP per essere, diciamo, veicolata su rete 4G, che ad oggi al di là di questa sperimentazione su utenza un po' pregiata, un po' amica, permette solo di fare dati. Quindi a breve verrà lanciato il servizio voce e sarà un servizio voce grazie al quale, no? Cioè, grazie ai codec utilizzati, va bene? Sarà un servizio voce ancora migliore di quello offerto oggi, perché ci sarà una codifica a 8 kHz rispetto ai 4 presenti oggi sulle reti. Quindi quando si parlerà e quando si parla di voce in HD si intende appunto la voce codificata con questi codec sulla rete 4G. Per tutto il parco terminali comunque che oggi non supporta la funzionalità VoLTE, va bene, pur essendo 4G, va bene, la fonia viene fatta, come sapete, sulle reti cosiddette legacy, cioè quelle vecchie, quindi 3G e 2G a seconda della zona in cui siamo o delle condizioni radio, del tipo di servizio che vogliamo fare. Quindi grazie alla funzione che si chiama CSFB, quindi Call Circuit Fallback, bene, circuit switched fallback, prevalentemente si fa sulla rete 3G, quindi voi vedete quando schiacciate banalmente il tasto verde sul telefonino che da 4G dove è accampato il telefono in idle mode, come si dice, passa il segnale in 3G o in 2G per far sì che si possa usufruire del servizio voce. La rete LTE comunque nasce per performare molto bene anche su quello che è la comunicazione uplink, no? Per vedersi sui termini, downlink e uplink, cosa vuol dire? Il downlink, immaginate la stazione, il telefono, il downlink è dalla stazione al telefono, il segnale con il verso dalla stazione al telefono, l'up è quando dal telefono si rifà una richiesta da rete, quindi il segnale va verso la stazione di base. Principalmente le reti dati sono usate per il downlink, ok? Principalmente, ma la rete LTE è particolarmente adatta anche per l'app, quindi per fare caricamenti di dati molto sostanziosi, va bene? Sia come grandezza di file, sia anche come contenuti in alta definizione. E noi proprio quest'anno, a marzo del 2006, abbiamo sperimentato proprio sull'upload la double carrier aggregation, che permette appunto l'unione di due frequenze per massimizzare anche la velocità in app. Siamo arrivati fino a 75 mega in app. Comunque nel
ecosistema dell'utilizzo dell'LTE, l'uplink ha sempre, diciamo, una percentuale minore di utilizzo rispetto al down, che è di utilizzo un pochino molto più spinto, grazie solo alla fruizione di video, insomma allo scarico, al web browsing normale che facciamo da internet. Un'applicazione importante però di questa faccenda dell'uplink l'abbiamo, voglio dire, sperimentata e la stiamo utilizzando con, diciamo, continuità, con questa collaborazione con il Ministero dell'Interno, che praticamente ci ha chiesto questa funzionalità per garantire un servizio di pubblica sicurezza utilizzando la rete live LTE. Come funziona? Le forze di polizia, utilizzando un terminale particolare, sono in grado di utilizzare la nostra rete live per inviare immagini in alta definizione a una centrale operativa, va bene, che gli permette di controllare principalmente eventi durante la loro esecuzione, ok, piuttosto che fare videosorveglianza, e quindi avere in tempo reale una serie di dati che permette appunto al Ministero di assicurare principalmente l'ordine pubblico. Questo è stato anche pubblicizzato, no, sui vari TG all'epoca piuttosto che sulla stampa, e è un servizio che funziona molto bene e per il quale, insomma, il Ministero degli Interni è molto soddisfatto, molto soddisfatto. Questo servizio di Public Safety è praticamente stato usato in tutti questi importanti eventi, dove appunto TIM era partner del Ministero degli Interni, e quindi vedete il vertice dei capi di Stato, Milano Expo, l'apertura della Porta Santa del Giubileo, concerti e spettacoli. A Roma abbiamo fatto Bruce Springsteen, tutti più importanti, diciamo, al Circo Massimo, e poi anche vengano utilizzati questi servizi banalmente anche per ogni tipo di manifestazione, specialmente su Roma, per quanto riguarda appunto il controllo dell'ordine pubblico. L'Internet of Things praticamente è il paradigma nuovo, no? Il paradigma nuovo che si diceva prima, e quindi che ci consente di aprire il mondo su quelle che sono le potenzialità della rete LTE, che è la rete abilitante, per poi permetterci di cominciare a vivere la nostra vita in maniera diversa, legata alla tecnologia, no? E quindi qui si comincia a parlare, no, da qualche tempo, di concetti di smart home, smart city, quindi tutte le situazioni che possono essere da facilitatori, sì, esatto, tutti gli elementi che possono essere facilitatori della nostra vita quotidiana, E questo di fatto è il contesto. Cioè, si stima che, sempre nella slide precedente, ci sia un 30% annuo di crescita della richiesta su questo tipo di tema, e circa un valore di 2 miliardi di euro il giro di affari dell'indotto legato a questo argomento. Quindi capite bene qual è l'importanza e l'impatto dello scenario. Lo scenario italiano, brevemente, qual è? Come numeri, 1,2 milioni di contatori gas, 36 milioni di contatori elettrici, 4 milioni e 7 di box assicurativi montati sulle macchine, oppure 650.000 autovetture che escano native dalla fabbrica connesse, ok? Piuttosto che gli impianti fotovoltaici, i termostati, gli ascensori, tutto ciò che appunto le SIM montate sui bus, o comunque sia utilizzate dalle aziende che fanno della mobilità il proprio business, quindi taxi, eccetera. Quindi capite bene l'argomento e questo termine dell'Internet of Things, quale sviluppo avrà nelle nostre vite da qui in avanti, grazie appunto alle reti ultra broadband mobili. Ma direi che si può anche concludere così, no? Questa la salterei. Questo è quello che ci siamo detti. Di fatto i gestori principalmente che ci chiedono di utilizzare questo servizio sono appunto quelli del gas e quelli della luce e quelli dell'elettricità, perché si muovono su numeri di larga scala, bene? Però poi di fatto, andiamo alla slide finale, l'utilizzo poi come facilitatore sarà questo scenario, no? Dove TIM ha già iniziato la partnership con vari comuni, e quindi si parla di
appunto utilizzo per il metering, il parcheggio e varie attività insomma che possono essere videosorveglianza e varie diciamo situazioni che possono essere diciamo utili per il concetto principalmente ora di smart city, domani di smart home. Questo è un po' diciamo semplicemente per non annoiarvi troppo a quest'ora quello insomma il mondo tecnologico che ci aspetta di qui in avanti e credo sia una cosa positiva, stimolante. Domande? Rimettila la slide, quella piramidale. Come dire, rispetto a player, quella della piramide. Si parla di Kings. Rispetto a player, Sidefox, Colora o LVM. Pensate di avere un rapporto di concorrenza, un rapporto di collaborazione e un rapporto di relazione. Sai, allora, il discorso di questa slide qui fondamentalmente è solo per far vedere che comunque i concetti dello smart city eccetera sono, i concetti dell'Internet of Things sono alla base della nostra rete e quindi la nostra rete viene usata modularmente rispetto a quelle che sono le esigenze, quindi chi ha bisogno di poca banda gli diamo poca banda, chi ha bisogno di tanta banda gli diamo tanta banda. Questa era la slide giusto per chiarire. Sul discorso, sulla domanda, mi sembra che noi non possiamo considerarci non in concorrenza, perché noi siamo diciamo un gestore di rete, no? Quindi no. Ti sento poco. Passata prezzo ok? Sì. Per quelle specifiche non ti so dire, quello che ti posso dire è che in questo momento, diciamo, anche l'altro giorno per esempio è stato aperto, inaugurato Pompa Magna, insomma, il laboratorio proprio dell'Internet of Things a Torino di TIM, con come dire, e io dico sempre, il nostro laboratorio di Torino è un laboratorio, chiamalo così, universitario, un laboratorio aperto anche a qualsiasi sperimentazione, a qualsiasi collaborazione. In questo momento su queste cose siamo orientati alle partnership, quindi devo dire, dovunque c'è la possibilità di collaborare c'è apertura. È ovvio che, come dire, da una parte nasciamo come trasportatori, diciamo, di bit, ok? Esatto. Noi lo trasportiamo il bit, poi cosa ci passa sopra può essere più o meno importante. Dall'altra, come dire, parte di queste partnership ci vedono collaborare anche per non necessariamente lavorare sul narrowband, ma abbiamo anche, stiamo installando, cioè, stiamo noi progettando e installando, come dire, il caso senza andare nel dettaglio dei nomi e cognomi, però come dire, quelle siamo le capillary network appunto per i sensori, installando proprio anche nuove tipologie di antenne piuttosto che per garantire quella copertura, quindi facciamo anche reti aggiuntive a quella che sono, cioè noi puntiamo molto sul narrowband perché noi in 30 secondi, diciamo, in un mese neanche, cambiando il software sui nostri impianti possiamo trasmettere con quella tecnologia e garantire lo standard narrowband IoT, che è uno standard mondiale definito dal 3GPP e che, come dire, fa passare quanto definito come standard, ok? Cose che non rientrano in questo standard possono rientrare casomai in collaborazioni come quelle che dicevo prima, dove, come dire, noi abbiamo delle competenze e possiamo fare partnership sui nostri impianti, sulle nostre infrastrutture e con anche il nostro supporto sia installativo che realizzativo, insomma, ecco.
quindi diciamo c'è margine di manovra su tutti i fronti, insomma, ecco, come azienda. Grande. Ci sono ritrovato adesso il Papa Fede. Vero? Ah, ciao, sì. Scusa, non vuoi spesso.